Si sventola la bandiera e si fa festa a Khartoum, capitale del Sudan. Dopo 3 mesi di manifestazioni e scontri, dopo 2 giorni di colloqui, la notte scorsa è stato raggiunto un accordo tra Consiglio Militare Transitorio e le Forze per la Libertà e il Cambiamento, alleanza di gruppi di opposizione. Le due parti hanno deciso di creare un consiglio sovrano con una presidenza a rotazione militare e civile per un periodo di 3 anni o poco più, ha dichiarato oggi a Khartoum Mohamed Hassan Lebat, il mediatore dell'Unione Africana che ha assicurato nuove elezioni al termine della transizione. La giunta militare guiderà il consiglio per i primi 21 mesi e i civili per i restanti 18 mesi. La protesta in Sudan è iniziata nel dicembre 2018 con la rivolta del pane a causa dell'aumento dei prezzi. L'accordo non escluderà nessuno, ha detto il generale Mohamed Hamdan Dagalo, numero 2 del Consiglio Militare Transitorio, che ha trasformato la rivolta del pane in colpo di Stato, destituendo nell'aprile scorso il presidente Omar al-Bashir, al potere da 30 anni ricercato dalla Corte Penale Internazionale. Speriamo che sia l'inizio di una nuova era, ha auspicato Omar al-Deghair, leader delle opposizioni, le quali il 3 giugno scorso sono state represse dai militari durante il sit-in davanti al Ministero della Difesa a Khartoum. Oltre 100 i morti. Su questa strage e sugli scontri delle ultime settimane, le due parti si sono impegnate a sostenere un'inchiesta dettagliata, trasparente e indipendente. Un risultato immediato dell'accordo è il rilascio di oggi di 235 detenuti.